Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi siamo in compagnia di Jessica. Ciao. Ve la ricorderete, l'anno scorso ha fatto, insomma, mia nipote. L'anno scorso ha fatto l'apertura dei calendari. Ci stanno guardando, Jess. No. Insomma, ha fatto l'apertura dei calendari della mente insieme a me. E oggi abbiamo pensato di venire un attimo all'outlet. Siamo a Caserta, alla Reggia, perché abbiamo bisogno di alcune cosine. Ne approfittiamo visto che c'è poca gente. Quindi ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Fanno, fanno fare le file. E i negozi. Quando c'è gente. Dopo quando usciamo. Facciamo una foto. Bella? Ok, andiamo. Ragazze, è il giorno dopo. Ieri siamo andati anche alla Lidl a fare la spesa, solo che si è fatto talmente tardi che ho messo via tutto e quindi adesso l'ho riprese e vi faccio vedere appunto cosa ho comprato. Allora, parlo a bassa voce perché Christian dorme, le bimbe fanno la video lezione e quindi parlo piano. Allora, ho iniziato a prendere qualche calendario. Questi qua, vabbè, l'hanno visti alla Lidl, vengono 99 centesimi l'uno, sono molto carini. Li ho presi tutti e tre uguali, così non litigano. Questi qua con il Babbo Natale, poi vabbè, lì sul retro c'è anche, alla fine si può colorare questa immagine. E niente, proseguo. Alcune cose le abbiamo aperte perché le bimbe hanno fatto colazione e le hanno aperte. Comunque abbiamo preso, ho preso le simil fette al latte e anche le Kinder Pingo, perché chi mangia una, chi mangia l'altra, a volte si alternano, quindi le ho prese. Questa settimana in offerta della Deluxe c'erano i sacchettini a 99 centesimi, sono buonissimi, li ho già acquistati un annetto fa e mi sono piaciuti veramente tantissimo. E ne ho presi due. Ah, ma le ho prese al tartufo. Non l'avevo visto che erano al tartufo, vabbè, da provare. A 95 centesimi mi sembra c'era un'offerta al chilo di pasta della Barilla. Ho preso le mezze penne rigate. Dell'italiano ho preso l'asiago, questo qui pressato top, buonissimo, lo prendo spesso e volentieri. Una confezione di carote e anche una di pomodorini, l'ho già aperta dalla loro confezione, l'ho già messa qui. Ho preso anche un broccolo, le banane. Vado velocemente così. Poi una confezione di uova, queste qui medie, allevate a terra. Per far merenda gli ho preso il latte al cioccolato, che adorano. I panini per gli hamburger, perché ho degli hamburger che abbiamo comprato l'altro giorno e quindi ho intenzione di farlo una di queste sere. Della Dussi, non l'ho mai preso, c'era questo ammorbidente nel nome Ruby. Ed è spettacolare, è veramente un ammorbidente concentrato, ma è veramente ottimo. Mi sono fatta la scorta, visto che stiamo andando incontro a un lockdown, quindi molto probabilmente alla Lidl non potrò riandarci molto per un po', almeno spero di no, però intanto mi sono fatta una scorta. Mi sono presa tre confezioni di questi miei adoratissimi, questi macarons al cocco e al cioccolato, perché veramente non riuscivo a farne a meno. Per Alessa per colazione ho preso i cereali, lei adora questi qua. Poi vabbè, Cristian ha visto gli Smarties, questi qua sono le confezioni piccoline, le ho prese perché a parte che gli piacciono, però spesso compro gli Smarties per fare qualche ricettina, qualche torta, qualche dolce particolare e ci stanno benissimo sopra. Due pacchi di pan carré. Ultimamente ci piace tostare il pane, fare i toast anche per colazione, sono buonissimi.
L'ho già aperto io, ho fatto colazione con questi biscotti, insomma, i fiori di cioccolato, non ricordo bene il prezzo preciso, comunque sono molto economici, sono buonissimi. I soliti bastoncini di cioccolato per Christian, per far merenda. Poi una confezione di rucola, una di valeriana, una di fontina e poi 4 bretzel. Poi questo tappeto per l'esterno, ovviamente in tema natalizio, c'era sia con i pinguini che con i Babbo Natale, ma ci piaceva tantissimo questo qui e veniva soltanto 3,99 euro. Sono veramente carini, sono plastificati sotto, quindi non scivolano, quindi perfetti. E poi i soliti pisellini fini, questi piselli che faccio tantissime cose, pasta piselli, contorni, vabbè, non sto qui a dirvi che cosa, per cosa li utilizzo, lo sapete ormai. E i soliti bastoncini di pesce di merluzzo che prendo sempre. Come ultima cosa, i fazzoletti di carta. Insomma, questi qua servono sempre, quindi ho preso il pacco grande. Siamo andati appunto al centro commerciale, all'outlet, e siamo andati solo alla Lind e ho preso questa cioccolata da fondendo, oddio, questa cioccolata densa, tipo il ciobar, insomma, della Lind. E poi ho preso anche un calendario dell'avvento, questo qui penso che sia per me, lo terrò per me. Perché allora ho intenzione di prendere quello della Kinder, quindi questo qui lo terrò per me o per mio marito, vediamo. E niente, questo qui. Ragazze, sono nel bagno perché nella camera di là c'è Alessia che fa video lezioni. In sala Noemi fa video lezioni, Christa sta ancora dormendo, però visto che mi sono appena fatta la doccia, mi sono truccata, volevo parlarvi di una cosa molto molto interessante che ho scoperto da poco, tra virgolette da poco, perché diciamo curiosando su Instagram, su Facebook anche, mi è sempre uscita questa, questo oggetto in particolare di cui adesso vi parlerò, però non l'ho mai acquistato, non perché non mi interessasse, insomma, ma perché mi incuriosiva, era tutto titubante nell'acquistarla, però mi sono dovuta ricredere perché ho avuto la possibilità di provare questa cosa. Adesso vi faccio vedere di cosa sto parlando. Sto parlando di questa spazzola che asciuga anche i capelli ed è la Dry Now. Sono stata gentilmente omaggiata da questa azienda, sono veramente felicissima di averla potuta testare, perché veramente è veramente molto molto comoda. Vi stavo dicendo, è molto molto comoda e pratica anche per chi ha le prime armi, perché sapete che a lungo andare, tipo io ho i capelli mossi, ricci mossi, quindi ho da lavorare veramente tantissimo il mio capello, perché altrimenti divento un leone. E quindi devo dire, mi sono dovuta ricredere perché l'ho utilizzata e mi sono trovata veramente bene. E invece, a parte come velocizzati i tempi, ma poi la piega risulta veramente molto molto più districata, più luminosa, meno crespo. E poi un'altra cosa da dire rispetto al phone: da una parte la spazzola dall'altra mano, quindi invece di avere le due mani impegnate, direttamente con una mano. Adesso vi appoggio qui e vi mostro tutto. Allora, la spazzola è questa qui. È bellissima, a parte la forma, è molto molto carina, molto interessante come spazzola, porta sia appunto le setole a spazzola che le setole liscianti, quindi perfette da lavorare, si possono fare anche dei boccoli, si possono lisciare, veramente è praticissima. Ci sono le varie temperature, freddo, caldo, insomma, asciuga e fa la piega nello stesso tempo. In più, questo filo porta anche il fermafilo, non so come si chiama, è praticissimo perché ogni volta invece di arrotolarli lì si annodano, è molto pratico in modo che non si rompa, dura nel tempo, insomma. Adesso io andrò a lavarmi i capelli, ho aspettato proprio di lavarli per farlo insieme a voi, per fare il video, perché vi voglio far vedere quanto funziona. Adesso i miei capelli sono in uno stato veramente pietoso, non mi sono neanche pettinata per il momento perché non ho avuto neanche il tempo, e adesso li andrò a lavare e li andremo ad asciugare insieme. Però
Ragazze, ho un piccolo regalino per voi, che se volete acquistare questa spazzola ho uno codice sconto anche per voi ed è Sandy10, adesso ve lo scriverò qui sotto e approfittatene perché è veramente ottima. Non sponsorizzo se non vi piace una cosa, io in primis quando decido di sponsorizzare qualcosa, a parte che il mio giudizio è assolutamente sincero, vi ritiro, non farei mai una cosa contro le mie volontà, quindi se vi sto consigliando un prodotto è perché veramente mi sono trovata benissimo e quindi veramente, e poi è leggera, è maneggevole, è pratica. Due prodotti in uno, vi metto qui di nuovo il codice sconto, Sandy10, approfittatene perché non so per quanto tempo durerà, per cui ve la straconsiglio. Adesso vado a lavare i capelli e ci vediamo tra un po'. E niente ragazze, questo qui è il risultato. Ho passato un pochino di piastra, ma non perché ne avevo necessità, ma più che altro per farla durare nel tempo, perché è proprio il mio capello che tende a gonfiarsi, quindi ho bisogno della piastra, comunque anche quando vado dal parrucchiere. Però potevo tranquillamente, come avete visto, stare senza piastre, è una cosa proprio mia. Ragazzi, io ve la straconsiglio perché veramente è comodissima. Io ho un capello particolarmente difficile, molto molto difficile, va lavorato veramente tantissimo. Avete visto, non ci ho messo neanche tantissimo, devo dire ci ho messo neanche 20 minuti, considerate che io ho extension, ho capelli lunghi, ne ho tanti, quindi veramente 20 minuti ho fatto una piega che mi è piaciuta tantissimo, non mi sono stancata per niente, veramente leggerissima, è grande a vederla, sì, è gigante,
Ma è leggerissima e poi potete veramente lavorarla benissimo perché questa parte qui non si scalda, quindi voi potete lavorare veramente bene il capello senza bruciarvi, senza scottarvi. Potete regolare la temperatura, no? Molto caldo, caldo e freddo, quindi potete anche fare un mozzo e comunque rimangono molto molto lucidi, li districa e quindi veramente ve la straconsiglio. Ovviamente vi lascio tutto sotto nell'info box, ma in più vi ricordo c'è il codice sconto SANDY10, quindi approfittatene perché è buonissima, quindi questo. Niente, adesso io vado a finire di preparare il pranzo, le bimbe hanno finito la videochiamata, la lezione, e niente, ci vediamo più tardi.